Bentornati ad una nuova puntata di Testimonianze dall'Umbria. Non esiste probabilmente al mondo un fenomeno così complesso, ma anche alla portata di tutti, che racchiude sentimento, passione, interessi e quant'altro. E parliamo di calcio. Ovviamente il calcio appassiona anche gli indifferenti, i quali qualche volta scendono dalla loro intellettualità per disquisire di formazioni, di tifo, di bandiere, di campanilismo, ma questa volta noi ne vogliamo parlare con gente che invece il calcio lo conosce in maniera approfondita, che ne scrive da sempre. E partiamo subito con il parterre degli ospiti di questa puntata, iniziando da Elio Clero Bertoldi, che è il corrispondente da sempre del Corriere dell'Umbria Stadio, e poi con Claudio Sampaolo, che ha una sorta di record, quello di aver scritto per tutti e quattro i giornali che si occupano della cronaca dell'Umbria, e quindi di aver scritto non soltanto di calcio ma anche di tanta altra cronaca per tutti e quattro i giornali, e poi ce lo racconterà anche lui. E poi Ivano Porfiri, che è il direttore di Umbria 24, che non sempre scrive di calcio ma che è un grandissimo appassionato di calcio, e ci svelerà qual è la sua formazione del cuore fin da quando era bambino. E poi benvenuto anche ad Antonello Menconi, che è il corrispondente della Gazzetta dello Sport ed è il direttore di Perugia 24, un sito molto frequentato dai tifosi e non solo da loro. E poi il coordinatore del Festival del Calcio, Riccini Alessandro, il quale ci dirà quando partirà questa iniziativa che ha molto interessato il mondo dello sport, il mondo del calcio in generale, che ha riempito le strade del centro cittadino, una manifestazione dalla quale oramai non si può più prescindere, anche se è ancora un po' neonata perché siamo alla seconda edizione. Elio, abbiamo detto bene che anche gli indifferenti talvolta possono scendere in campo e occuparsi di calcio, soprattutto quando ci sono i grandi eventi, le grandi partite della nazionale, oppure quando la squadra della propria città magari è vicina ad un traguardo. È successo anche a Perugia, insomma è successo anche a Terni, nel momento in cui la squadra stava precipitando in Serie C, c'è stato anche lì un riscatto d'orgoglio con la città che ha partecipato appunto a questa salvezza. Sì, il calcio è uno sport che tira. Adesso mentre parlavi ricordavo che per esempio scrittori come Pasolini giocavano a calcio su tutti i campetti, addirittura lo chiamavano Stukas per la velocità che aveva o Albert Camus, che giocava in porta. Quindi è uno sport che attrae. Certo, c'è chi aveva scritto del portiere? Saba, la poesia Goal, perché allora si scriveva Goal. Il portiere disteso alla difesa ultima, caduto alla difesa ultima vana. Appunto, sì. Umberto Saba. Fitzgerald ha scritto di sport. Parlare di sudamericani. Lo stesso Sepulveda ha scritto di sport. Hemingway. Francis Scott Fitzgerald. Quindi il calcio è un territorio di caccia per tutti. Anche perché, Claudio, il calcio dà notorietà, dà visibilità. Chi ne ha scritto e chi ha una competenza o magari un gradimento da parte del pubblico nell'esporre l'argomento del quale parla, che può essere di natura tecnica, di natura un'intervista, di natura proprio organizzativa, riesce anche chi ne scrive ad acquisire, certo, un vantaggio, insomma, no? Della notorietà, cosa che non succede spesso nella cronaca. Ma tu ricorderai che quando Biscardi, nel periodo di massimo suo splendore col Processo del Lunedì, era pieno di scrittori, di attori, di personaggi famosi, perché acquisivano loro stessi notorietà parlando di calcio, delle loro squadre del cuore. È un argomento nazional popolare, tanto per usare un termine abusato, sul quale si buttano tutti. Ecco, ma forse si è esagerato e quindi forse è diventato troppo bar dello sport, mentre invece deve o dovrebbe restare una materia in qualche misura contenuta, oppure va bene che ci siano le polemiche, che ci siano le discussioni, che ci sia anche un livello, diciamo, che si abbassa sotto il profilo anche della scrittura e del racconto? Ma bisogna distinguere il bar dello sport, come dici tu, il Processo Lunedì era il bar dello sport,
Adesso, per esempio, negli ultimi anni, con l'aumento dell'audience e della programmazione di Sky, quello che fa Caressa con gli ospiti suoi di peso, perché Vialli, Bergomi, Costa Curta, eccetera, eccetera, hanno imparato il mestiere. È un programma di alto livello, anche chi vuole capire di calcio, se sta lì e ascolta bene, capisce di calcio. Dall'altra parte si fanno i tifosi, si urla, si fa tutto quello che fanno i tifosi allo stadio. Sono due piani diversi. Ecco, Ivano, che rendimento dà lo sport, il calcio in particolare, ad un giornale online come Umbria 24? Cioè, voi avete dei riscontri che un giornale online di tempestività e di attualità, di immediatezza, debba occuparsi anche di questo fenomeno, non tanto e non solo del risultato, ma anche, diciamo così, dell'informazione sportiva? Per noi il calcio, noi che siamo un giornale generalista, soprattutto concentrato sulla cronaca, non è, diciamo, l'argomento principale. Non lo è nella misura in cui lo seguono, ad esempio, i giornali online come quello dell'amico Antonello, che è molto è specifico, quindi dà tantissime informazioni tutti i giorni, ce ne sono tantissimi di giornali online che seguono tutte le squadre in modo particolare. C'è il fenomeno in altre città, penso a Roma, delle radio sportive, dove ci sono 30 radio che seguono solo le squadre cittadine. Noi cerchiamo di seguirlo in modo un po' diverso, raccontando un po' più le storie legate al calcio, e comunque dando riscontri, perché è un fenomeno fortemente popolare. Ma quindi non è in crisi, diciamo così, il calcio anche sotto il profilo dell'interesse che riesce a suscitare presso chi lo legge, presso i giornali sportivi o presso i giornali online? Beh, se pensiamo agli stadi che non sono pieni, potremmo pensare a un fenomeno in crisi in Italia. Certo. Poi vediamo che per l'addio al calcio di Totti all'Olimpico tornano 70.000 persone, le famiglie, i bambini. Vuol dire che è un fenomeno che smuove emozioni. Forse i format che vengono trovati per raccontarlo alcune volte tengono un po' distante un certo tipo di pubblico dall'evento della domenica. Sarebbe bello tornare a vedere il Curi pieno sempre, il Liberati pieno sempre. Probabilmente i motivi possono essere tanti, magari ne possiamo anche discutere, dalla violenza alla frammentazione durante diversi giorni, la non sicurezza degli stadi vecchi, ma anche il fatto di fare le partite negli orari che sono più comodi in Cina che in Italia, certo. Certamente viene lontano. Sì, ma poi toccheremo anche questo aspetto che hai introdotto tu, di come il calcio, con la sua globalizzazione, con la globalizzazione dell'economia, anche quello italiano, stia perdendo una bella fetta della propria identità, passando la proprietà a altre nazioni, altri capitali, altre situazioni, altra imprenditoria. Per cui anche lì come reagirà i tifosi, come reagiranno i tifosi del Milan, dell'Inter e della Roma? Della Roma mi sembra che abbiano risposto bene, nonostante nessuno si è accorto forse che la proprietà è passata agli americani, e quindi c'è una gestione, diciamo, anche lì un po' complessa. Antonello, e il fatto di doversi sdoppiare in questa duplice veste di giornalista che scrive per il principale giornale sportivo italiano, la Gazzetta dello Sport, sempre più ricca di pagine, sempre più ricca di interviste e di curiosità, e quella di curare, di essere il responsabile, il direttore antesignano di un sito che si occupa essenzialmente del Perugia e comunque anche di altri sport, non soltanto il calcio, ma anche quella che è il tuo, penso, sport preferito, che è il podismo. Sono due cose ovviamente diverse, perché è un target diverso. Innanzitutto, un sito come il nostro è certamente più popolare, ha la portata, diciamo, soprattutto dei tifosi, e quindi non ha la pretesa di avere una grande qualità di informazione, una grande qualità di scrittura, ma questo lo sappiamo, anche perché evidentemente la qualità poi mal si concilia con le risorse, quindi questo lo capiamo benissimo. Mentre invece, quando si va in un'utenza diversa, è ovvio che si richiede una maggior qualità, una maggiore attenzione, cosa che nell'altro canto magari si può anche tralasciare. Però credo che
l'immediatezza, il fatto dell'online è quello di fare numeri importanti proprio perché è alla portata di tutti e quindi i giornali vendono sempre meno, ma per il fatto, non perché manca la qualità, ma per il fatto che i giovani non comprano i giornali. Quindi i giovani ora hanno tutti lo smartphone, hanno tutti il tablet, a prezzi accessibilissimi possono andare alle notizie, quindi chi si vuole informare si informa. La lettura del giornale tradizionale richiede probabilmente quel tempo che neppure i giovani riescono più a trovare, o neanche quelli che dovrebbero trovarlo, perché magari hanno dei ritmi un pochino più bassi, evidentemente sono facilitati dal contatto. Sì, ma anche il fatto di andare in edicola. Io abito davanti a un'edicola e sinceramente in questa edicola non vedo mai giovani. Cioè non vedo mai under 25 che vanno a comprare il giornale come abbiamo fatto per tanti anni. Su quello che sarà anche il futuro. Alessandro, e dunque questo festival, oltre a portare dei testimonial importanti perché fanno sempre da richiamo, qual è la filosofia, qual è il messaggio che vuole mandare a chi si occupa del mondo del calcio, come stiamo raccontando adesso, a 360 gradi, come passione, come sentimento, come tecnica, come crescita, ma anche come business? Beh, intanto diciamo quello che facciamo noi è la sintesi delle cose che sono state raccontate prima, perché tiene insieme Pasolini con diciamo le ultime prodezze, diciamo magari di una squadra, di un giocatore, no? Tiene conto di alcuni fenomeni come il fatto che il calcio in Italia adesso insomma è anche invaso da capitali, fondi eccetera eccetera, ma poi è Totti, no? Insomma quello che abbiamo visto in televisione, certo. Io ho pianto, hanno pianto tutti, no? Nel senso comunque anche con una certa sincerità, no? Riesce a toccare delle corde che è un romanzo popolare fondamentalmente che coinvolge tutti in maniera abbastanza profonda, tocca alcune corde secondo me che hanno a che fare anche con proprio anche il fanciullino che è in noi, e quindi rimane per quella parte chiaramente che non è quella parte anche se vuoi corrotta, che comunque è negativa, presente nel calcio, è comunque secondo me una tra le cose in questo momento che più ci tiene insieme. Per cui fondamentalmente, guardando appunto quello che succede in televisione, da sfide a buffa, quindi una serie di modelli di racconto, leggendo giornali cartacei online, cioè, ci è sembrato che questo racconto, no, dovesse essere, come dire, raccontato a sua volta e quindi potesse diventare, no, un momento anche, con l'idea però che il bar dello sport sia il punto di equilibrio giusto, cioè nel senso che al bar dello sport, come dire, sia intelligentoni o intellettuali, ma anche gente che magari ha una sua formazione meno strutturata, parlano un po' allo stesso livello di calcio. Noi cerchiamo di farlo magari cercando di non essere banali, però appunto senza, eliminando tutta una sovrastruttura o tutto quello che diciamo non facciamo dei galà, non facciamo questo, insomma ci si diverte a raccontare storie. Bene, allora Elio, perché il calcio è così contraddittorio? Si passa dall'entusiasmo alla delusione più profonda, si passa, come si diceva prima, dal bar dello sport al grande scrittore che si cimenta anche lui nel racconto sportivo. Tu quali di questi aspetti, di queste peculiarità del calcio prediligi? Beh, io intanto la razionalità, ovviamente, che non è del tifoso soprattutto, perché ci va col cuore e non ragiona. Certo, quando vedo dei colleghi che si battibeccano in televisione come farebbe il tifoso del bar dello sport con il suo vicino al termine della giornata, mi cadono un pochino le braccia, perché da un giornalista ti aspetti non il portatore di una bandiera in maniera apodittica, ma uno che ragiona, che analizza, che fa quello che si fa da 3.000 anni nel mondo dello sport, cioè e nel mondo della razionalità, la discussione, l'analisi, la sintesi e così via. Invece normalmente tu vedi in queste trasmissioni o in altri momenti di discussione che ci sono i portabandiera che, al di là della realtà dei fatti, devono sposare e portano avanti una tesi.
e questo dà fastidio. Prego, Claudio, eppure qualcuno ha sdoganato questo fatto che il giornalista non possa essere un tifoso. Ormezzano non ha mai fatto mistero di essere tifoso del Torino, Baretti probabilmente tifava la Juventus ma in maniera molto più contenuta, e insomma qualcuno ha fatto carriera andando in televisione a urlare, a strillare, dimostrando chiaramente che ha messo da parte il tesserino da giornalista per fare un po' quello dello showman, come dice Elio. Insomma, si può essere tifosi di una squadra e scriverne con una certa compiutezza, con una certa capacità, diciamo, di racconto obiettivo, onesto? Sì, ma io penso che la nostra generazione, la mia, la tua, quella di Elio, ha dimostrato che si possa fare. No, noi abbiamo, sono 40 anni che scriviamo, non penso che nessuno di noi abbia dato in escandescenza in TV allo stadio. Eppure, voglio dire, noi siamo perugini, ovviamente siamo contenti se vince il Perugia, che ci mancherebbe altro, però io perlomeno penso che la gran parte di noi è riuscita a mantenere una sua soggettività pur nell'ambito di una materia talmente complicata come quella del calcio. Io penso che si possa fare uno e l'altro. I personaggi ai quali si fa riferimento Elio sono personaggi che secondo me ce l'hanno scritto primo i soggetti, cioè recitano. Certo. Penso che si possa urlare in quel modo e diventare rossi da no, è una cosa che non esiste. Prego. Posso dire una cosa? Sì. Certo. Che la scuola perugina di giornalismo credo che sia, dico dagli anni 70 in poi, sia da prendere a modello anche per le altre città, perché non credo che sia casuale che giornalisti come me, come Claudio, come te, che scrivono e fanno i corrispondenti, come anche adesso Antonello, fanno i corrispondenti di giornali nazionali, si vedrebbero affidare partite anche delicate se certo. Non ci fosse quel minimo di imparzialità certo. Che deve caratterizzare chi ti racconta un evento. Quindi io credo che si possa essere tifosi della propria squadra prima, dopo e durante, non mentre scrivi l'articolo del pezzo. Certo, puoi dire che il rigore non c'era, se c'era, e dire che la palla era fuori quando è entrata dentro, perché certo. La volta dopo ti la credibilità è persa e ti tolgono la firma sul giornale. Quindi io credo che tutto questo sia possibile a patto che chi scrive sia imparziale e abbia un minimo di decenza. Insomma. Ivano, ti sarebbe piaciuto scrivere della tua Fiorentina, svegliamo la squadra del tuo cuore? Cosa non proprio popolare, diciamo, in Umbria, a Perugia, questa fede. La fede è fede, del resto... Com'è scattata questa tua simpatia, questo tuo amore per i colori viola? È scattato ovviamente da bambino, perché sì. Io avevo un fratello, io sono della provincia di Roma, avevo un fratello che ha fatto il militare di ferma prolungata a Firenze, e quando ero molto piccolo, a 4 anni, mi hanno portato a Firenze, mi hanno portato allo stadio e da lì è rimasto questo amore che ho difeso a spada tratta in un paese dove erano tutti della Roma e della Lazio, ovviamente, e quindi ho passato anche un'infanzia un po' difficile da questo punto di vista, però mi è rimasta questa cosa. E uno tu dei seguivi attraverso le cronache, leggevi... Compravo i giornali, io mi ricordo da bambino andavo a comprare la Gazzetta dello Sport sperando che ci fosse una riga sulla Fiorentina. Beh, ma sulla Fiorentina c'era perché c'era una redazione a Firenze, il corrispondente, se ve lo ricordate, era Giorgetti. Poi successivamente sono venuti tanti altri, ma insomma c'è proprio una redazione, c'è un ufficio di corrispondenza a Firenze della però sui Sport. Grandi giornali nazionali difficilmente c'era, così come ora sulle... c'era una particolare per Firenze. Successivamente. Sono edizioni locali, così come è difficile, non lo so, se uno, credo, a Benevento comprare il Corriere dello Sport e trovare una riga sul Perugia, cioè allo stesso livello. Parlando dei grandi modelli di giornalisti del passato, mi viene in mente Paolo Valenti, che svela di essere della Fiorentina l'ultimo giorno in cui lascia il 90° minuto. Sì, certo. Cioè, la sua etica professionale lo ha fatto. Il suo equilibrio. Ha tenuto l'imparzialità, anche questo segreto, perché poi si viene visti con un certo occhio quando si dà un'opinione su un episodio con il preconcetto sei di quella squadra, perché tutti abbiamo una squadra del cuore
No, non ci sono regole nel calcio. Generalmente quando gioca una squadra impegnata nelle manifestazioni internazionali ci sono due partiti. C'è chi è contento che vinca quella squadra perché si sente italiano, quindi il calcio italiano ne trae un giovamento, ne trae un vantaggio. C'è che invece il famoso fenomeno del gufismo e del gufare tifa contro. È capitato adesso anche nell'ultima edizione della Coppa della Juventus, l'Italia spaccata in due, qualcuno ha gioito per questa debacle per la Juventus. Questo fenomeno come lo inquadri tu, Ivano? Che sei della Fiorentina. Quindi. Antigobbo. Sì, diciamo, è un fenomeno, io ho guardato di passione. Io la finale della Champions League l'ho guardata con un occhio aperto e uno chiuso. Ovviamente non facevo viene difficile fare il tifo per la Juventus, però secondo me è sbagliato anche tifare contro una squadra italiana. È un fenomeno istintivo che appunto bisogna andare a fondo nella psicologia umana, certo. E si trovano anche queste contraddizioni che portano. Si dice che il tifo è una cosa di pancia, no? Certo. È un po' questo schierarsi a volte eccessivo, che sia non solo per il calcio, sia per la politica, sia per tanti di per cui. Alcune volte si fa il tifo per cui le cose possano andare male anche per se stessi pur di danneggiare l'avversario. Ecco. Alessandro, ma questa e vostre due edizioni hanno portato a Perugia anche fior di giornalisti, fior di scrittori, insomma avete cercato di raccontare il calcio attraverso chi lo conosce in maniera profonda e lo racconta anche in maniera sentimentale. Faccio un nome per tutti: Paolo Condò, che dalla Gazzetta dello Sport sta dando prova, oltre che sulla carta stampata, anche in televisione, facendo queste bellissime interviste su Sky. Beh sì, insomma, quando citi Paolo Condò fai esempio, per esempio, ecco, di un giornalista che per noi è un punto di incontro di tante cose, no? Nel senso che non è semplicemente la cronaca della partita, ma è anche cercare di raccontare tutta una serie di altri, diciamo, colori intorno al calcio e ai suoi protagonisti. Quindi chiaramente credo che questa qui sia una cosa divertente. Noi peraltro come Fezia possiamo essere contro, possiamo raccontare, abbiamo invitato Moggi, che alcuni considerano il male assoluto, però è la logica anche di raccontare anche le contraddizioni, no, che ci sono in questo mondo del calcio, e trovo anche divertente tifare contro, naturalmente, diciamo, senza, diciamo, eccessi, senza. È un mondo molto variegato, però secondo me, insomma, andrebbe riconosciuto, credo che quello che facciamo noi, poi anche il tentativo di riconoscere, da un lato ci sono gli eroi, no? Insomma, questa qui è un'epica che c'ha degli eroi, alcuni sono Messi, ma come sai alcuni sono anche stati Pasquino, no? Che abbiamo, sì, fatto anche insieme un omaggio a figure minori, tra virgolette, da un punto di vista mediatico, che hanno appassionato altrettanto il, certo, pubblico. Certo. E dall'altra però c'è anche chi racconta queste storie, no? Che c'è una sua professionalità, tra l'altro adesso si parla anche di, racconteremo nella prossima edizione, anche di software che fanno articoli automatici, no? Cioè tu prendi i dati, il possesso palla. Vuoi far arrabbiare Claudio Sampaolo? No, però diciamo il lato, diciamo, che andrebbe riconosciuto, che forse meno riconosciuto rispetto ad altre parti, certo, anche del, certo, giornalismo o anche della scrittura, è anche una professionalità legata a questo. Che poi ci sono quelli tipo Buffa, che non sono poi giornaliste, che portano all'ennesima potenza del racconto, ma che c'è tipo in un Paolo Condò un punto d'equilibrio, secondo me, assolutamente interessante. Claudio, ma tornerà questo giornalismo scritto, come diciamo noi, queste interviste che appassionano? Come? Sta tornando. La Gazzetta adesso fa le interviste di 3 pagine. La gente vuole leggere le interviste. Però dice Antonello che i giovani non vanno a comprare il giornale, ed è vero. Ma i giovani dovranno, ci sarà un reflusso, no? Perché già negli Stati Uniti i giovani stanno leggendo di più e i giornali locali stanno vendendo di più negli Stati Uniti. Noi arriviamo sempre dopo, prima o poi arriveremo. Ma quello che diceva Alessandro è corretto. L'ho sentito proprio parlare di questo argomento durante il festival da Caressa e da Bergomi. Ci sono tanti numeri che vengono sfornati nel mondo del calcio. Il problema è cercare quelli giusti. Diceva Caressa, di 100 pagine che mi arrivano tutte le settimane, io ne prendo mezza.
Invece lui contestava anche alcuni dei suoi telecronisti che danno troppi numeri durante la partita, ecco, che non servono. I numeri nel calcio sono importanti, bisogna saperli leggere. Uh-huh. E, in settimana, dopo la partita del Perugia col Benevento, io ho letto delle cose un pochino fantascientifiche, allora ho preso i numeri. Per esempio, è stato detto da qualcuno, al Perugia manca uno come Ciravolo che ha fatto 20 gol. Allora, Ciravolo nella sua carriera, c'ha 30 anni, ha fatto due volte più di una volta 10 gol, una volta 11, poi sempre 7, 5. Quindi ne ha fatti quanti Nicastro oppure di Carmine. Altra cosa, la spalla ha preso Floccari, no, la spalla ha preso Antenucci, che ha fatto 120 gol in carriera. Floccari è uno che in Serie A... Di contorno. Oh. Terza cosa, al Perugia mancava un bomber, non è vero. Perugia ha fatto 13 gol di Carmine e 9 Nicastro, giocando mai. Se tu prendi i numeri, i numeri del campionato, cioè le presenze, vedi che riportate i minuti riportati sulle 42 giornate, succede questo, che Dionisi, Ciofani, Pazzini e Antenucci è come se avessero giocato 85 minuti. Di Carmine 51, Nicastro 43. Quindi cioè, la metà. Gli altri hanno giocato tutte le partite. Bucchi ha avuto uno che ha giocato alla fine del primo tempo, sono uscite le punte. Questo va analizzato, perché se no parliamo di fantascienza, come dire che Benevento e Spalza sono salite in Serie A senza cambiare giocatori della Lega Pro, che non è vero. Benevento 9-11 ha cambiato, la Spal penso 8. Quindi tutto questo, per ribadire quello che dicevo prima, vanno bene i tifosi, vanno bene i programmi fatti dai tifosi, va bene internet, va bene tutto. Poi noi dobbiamo fare una sintesi e dare un indirizzo corretto. Quindi Elio, ci vuole ancora la specializzazione, cioè la competenza, cioè l'equilibrio, cioè la lettura, come dice Claudio. Tu guarda, parlavate un momento fa di beffa, di buffa, scusa. Se tu ascolti buffa, ti innamori dello sport del quale parla, certo, calcio, basket, qualsiasi cosa. Perché? Perché lo fa con competenza, lo fa con capacità e lo fa con cultura. E questi sono elementi che nel racconto ci vanno. Se tu rileggi a 3.000 anni di distanza l'Eneide o l'Iliade e vedi lo sport come ti racconta il pugilato Omero, ti innamori, così come se leggi Saba, tu l'hai citato un momento fa, quando parla di quel portiere che prende il gol e mette la testa in terra per non guardare l'amaro cielo, è un gesto che lo vedi fare dai portieri. E si finisce nella storia. E quindi voglio dire, ha ragione Claudio, non so se in quale forma ritornerà in pieno il giornalista, ma ritornerà, perché chi sa raccontare in qualche modo, e lo sa fare bene, lo sa fare con competenza, fa una cosa che all'umanità è sempre andata, piaciuta, attratta. È sempre andata, prima si parlava solo oralmente, poi scritto, ora si andrà più verso il parlato, però anche il parlato, un conto è sentire Demostene o Cicerone, un conto è sentire la Zecca Garbugli che dopo 10 secondi già ti addormenti. Certo. Allora, noi ci siamo avventurati in questo mare magnum che avvolge il fenomeno del calcio, lo stiamo esaminando sotto tanti punti di vista, speriamo di aver attratto la vostra attenzione. Adesso ci fermiamo un attimo per ritrovare un po' di altri slanci, di altri spunti, e poi ripartiamo subito dopo la pubblicità. Grazie. Allora, siamo ripartiti questo secondo tempo, come lo ha definito Ricci Riccini, Alessandro, che è il coordinatore del Festival del Calcio, un secondo tempo che vuole avere lo stesso ritmo del primo. Probabilmente abbiamo ancora tanta energia in corpo, comunque ce l'hanno i nostri ospiti, partendo da un fenomeno, Claudio, che è quello della sintesi. Noi abbiamo parlato del romanticismo del calcio, abbiamo parlato della scrittura, eccetera.
Poi a te piace una rubrica essenzialmente, ma che piace probabilmente anche a chi segue il calcio, e sono le pagelle. E secondo te le pagelle hanno ancora un senso? È l'unica cosa che si legge il lunedì mattina. Io penso che veramente quando un quotidiano, chi comanda i quotidiani, non solo in Umbria ma ovunque, dice che i quotidiani sono in crisi, si dovrebbe fare una domanda. Perché i quotidiani sono in crisi? Noi che cosa scriviamo? Se noi scriviamo, adesso parliamo dell'Umbria, se noi scriviamo quello che scrive Ivano il giorno prima, perché la gente dovrebbe comprare il giornale? Beh, vabbè, la gente compra il giornale perché magari non ha letto Ivano. Ma Ivano lo leggono tutti, guarda, ti assicuro che Umbria 24 è diventata la fonte principale di informazione di gran parte degli umbri. Ma parlando di calcio, no? Allora, sabato... Che bel complimento, Ivano. Responsabilità, sì. Sabato pomeriggio alle 3 gioca il Perugia, tutti davanti alla televisione. Alle 5 è finita, poi comincia un'ora di interviste. Allora, tu mi devi dire, il domenica mattina, io perché devo andare a comprare il giornale, il quotidiano, se mi racconta di nuovo la partita che io ho già visto, mi ridà le interviste che... Il giudice è già superato, è già vecchio. Bisogna dare il commento, possibilmente autorevole. Ci vogliono... Brera faceva una pagina di pagelle, ora un mio amico, un mio collega mi disse, ma Brera non c'è più. Ho capito, però uno si sforza, no? Sì. Cioè, si sforza, fa una pagina di pagelle, mette il tabellino della partita e finisce lì. Cioè, i giovani comprano il giornale perché? Perché i giovani guardano la televisione, leggono internet, fatto. Però Elio, Claudio forse non tiene conto, e lo dice anche, però non tiene conto di questo grande cambiamento che è stato internet, e che è stato che il lunedì l'evento è già alle spalle, mentre invece per noi che abbiamo comprato i giornali, abbiamo letto i giornali... Prego. Le rubriche più lette su Corriere della Sera, non Corriere.it, Corriere della Sera, Repubblica del lunedì, sono il pezzo di Sconcerti e il pezzo di Gianni Mura. Questo che significa? Che vogliono il commento. Che la gente vuol vedere A, se quello che pensa lui lo pensano anche quelli bravi, B, avere anche un'idea, un'infarinatura di quello che succede. Tu non gli puoi raccontare la partita di nuovo, capito? Secondo me questo è lo snodo. C'ha ragione, nel senso che chi ha citato sa fare il giornalista, ha citato Brera, chapeau, ha citato Mura. Citato Sconcerti, cioè persone competenti che te lo sanno raccontare. I giornali sì, devono fare anche le pagelle, ma anche il dietro le quinte, certo. Quello che sfugge alla gran parte dei tifosi, perché il giornalista è un mediatore, perché riesce o dovrebbe riuscire a raccontare cose che magari sfuggono nell'immediatezza. Se c'è, che ne so, un rigore, il rigore in cui erano passati un minuto e mezzo dalla concessione... Il gol annullato. A Benevento. Un minuto e mezzo, cercare di spiegare che cosa è successo in quel minuto e mezzo. Certo, infatti l'ha spiegato nessuno. E nessuno. Io non ho letto nessuno che abbia spiegato quel minuto e mezzo che pure valeva la pena se di raccontare. Se qualcuno a Nasca gli ha detto l'auricolare che era probabilmente Nasca era assistente. Ma è stato lui. È stato lui che ha convinto. Sì, ma io questo... però l'assistente dietro la porta di solito ci mette 2 secondi, gli dice gol, non gol, rigore, ammonisce... Sì, sì. Un minuto e mezzo è tanto, ha ragione lui, nessuno l'ha scritto. Questo introdurrebbe, questo concetto che voi avete detto, introdurrebbe un altro argomento tosto del quale adesso oramai siamo alle soglie, questa introduzione della tecnologia a disposizione dell'arbitro per provare ad eliminare in maniera assoluta gli errori. Secondo me non accadrà mai che l'errore sarà cancellato. Diminuisce il... Voi siete d'accordo? Facciamo una... Basta vedere quello che è successo ai quarti di finale del Mondiale Under 20 dell'Italia, sì. è stato espulso un giocatore della squadra italiana utilizzando la VAR, quindi la tecnologia, in modo totalmente insulso. Cioè, è stato un nuovo Byron Moreno che aveva dato anche il rigore inesistente alla squadra che giocava contro l'Italia. E poi c'è stata l'espulsione ricorrendo alla tecnologia. L'eliminazione dell'errore è impossibile. La tecnologia può eliminare invece il cattivo pensiero sull'arbitro, magari. Mm-hmm.
L'errore è quasi come se fosse un'operazione di prevenzione. L'arbitro sa che c'è la tecnologia e quindi non può avere i cattivi pensieri? No, i cattivi pensieri del tifoso che dice l'arbitro ha voluto condizionare la partita, se c'è la tecnologia magari può togliere questo di Albi. Ma gli errori ci sono nel tennis dove usano la tecnologia, ci sono in tutti gli sport che la usano. Nel calcio l'arbitro che sbaglia fa parte del gioco. Antonello, c'è una diminuzio diciamo, dell'importanza dell'arbitro giudice con la tecnologia, cioè si può sentire meno importante proprio perché laddove non arriva l'occhio umano arriva quello tecnologico? Ma io credo di no, perché ti porto l'esempio della pallavolo, dove si gioca in un campo di 18 metri, ci sono due arbitri e con il video check, cioè diciamo l'arbitro vede molto meglio che nel calcio, ebbene ci sono tantissime decisioni che attraverso il video check vengono diciamo ribaltate, cioè quindi e l'arbitro, cioè non è l'arbitro ammette sempre, perché cioè voglio dire non è che di fronte all'evidenza della tecnica non è che viene sminuito il valore dell'arbitro, però voglio dire, cioè fa conto, passano quei 7 secondi 8 secondi che in cui il secondo arbitro riesce a vedere il check e si dà comunque una regolarità, cioè nel senso che poi in un palazzetto dove ci sono 4.000 persone magari tutti o quasi hanno visto una cosa diversa dall'arbitro e quindi il fatto che ci sia il check rende comunque giustizia e al tempo stesso secondo me umanizza l'arbitro e non è che lo sminuisce nel suo valore. Ma volevo aggiungere un'altra cosa rispetto a quello che si diceva Perugia Benevento. Io credo Benevento Perugia, cioè credo che nessuno abbia spiegato quello che è accaduto, perché secondo me tutti pensano la stessa cosa e che nessuno la può dire, cioè nel senso che in quel minuto e mezzo è ovvio che è arrivata la telefonata a qualcuno o all'arbitro di porta di chi ha visto la moviola, certo. E quindi secondo me quel minuto e mezzo è stato volutamente preso dall'arbitro per poter valutare questo è quello che pensa la gente, ma la gente comune secondo me lo pensano tutti. Non c'è la prova, perché voglio dire, cioè non è una cosa ammissibile con le norme attuali e quindi nessuno lo dice. Una volta succedeva che la telefonata la si riceveva durante l'intervallo da parte del designatore che aveva visto magari la partita in bassa frequenza e informava l'arbitro e quindi l'arbitro in qualche maniera si regolava su questo aspetto. E poi c'era una cosa che nel calcio, nell'arbitraggio, è stata sempre criticata, quella della compensazione. Bravo Ivano. E quindi la tecnologia, te le immagini che la tecnologia dal salotto di casa un designatore può dire nell'auricolare praticamente anche degli assistenti che cosa ha visto e quindi determinare una correzione. Beh, il problema rispetto a quello che dice Antonello, io sono d'accordo con lui, però le azioni della pallavolo durano 20 secondi, 5 secondi e la decisione è dentro o fuori. Nel calcio è più complesso, innanzitutto si ferma un'azione molto più lunga, con tempi di gioco diversi e poi si devono prendere decisioni anche su comportamenti, simulazione o non simulazione. Non è sempre così semplice come se la palla tocca la riga o non tocca la riga. Questo a me lascia un pochino perplesso. Però su certe decisioni, ad esempio il gol, non gol... Quello si è sempre detto, che la validità della tecnologia proprio nel gol, non gol, ha la massima, diciamo, espressione, la massima riconoscimento, insomma, è questo. Magari la polemica potrebbe essere se la Juventus o non la Juventus che fa la tecnologia che si usa in campo. Chi la gestisce? Insomma, le polemiche fanno parte del gioco del calcio e fanno vendere anche i giornali, Claudio, perché per esempio i giornali adesso sono alla costante ricerca, anche quelli, il cartaceo, di innovazione anche nelle nuove pagine, no? Interviste, racconti, eccetera. E probabilmente è questo anche la polemica, per esempio il giorno che la Juventus ha perduto qualcuno ha scritto che il giornale torinese era in lutto, mentre invece il giornale torinese il giorno successivo ha cercato di raccontare cosa era successo. Sì, no, ho visto Sandro Mazzola che
si è espresso al massimo contro la Juventus. Sì, io non me l'aspettavo. No, nemmeno io. Lì qualche volta evidentemente si esagera, anche chi è stato una bandiera, che ha avuto sempre un grande rispetto del gioco del calcio, è come se tu Rivera ce lo vedresti essere anti-milanista o anti-interista. No, ma per carità. Io penso comunque che se la Juventus avesse vinto la Coppa dei Campioni, la Champions, come si chiama, sarebbe stato un bene per tutto il movimento calcistico italiano, penso questo. Poi ognuno è responsabile di quello che fa, dei propri sentimenti, ovviamente. Allora, se dovessimo dare l'Oscar della stagione, lo daremmo ad Allegri, a Sarri, come sta facendo in cetta Claudio di premi. Sarri in tutta Italia sta raccogliendo grandi consensi. Beh, oltre il pallone, dal punto di vista la panchina del, d'oro. Dal punto di vista del gioco, Maestro Sacchi ha detto che Sarri è il più bravo, quindi noi ci inchiniamo, ci fidiamo del Maestro Sacchi. Ma io darei a Nicola. Nicola, anch'io. Nicola, perché ha salvato il Crotone, pur con la complicità spaventosa dell'Empoli, che conferma ancora una volta che nel calcio contano le società, perché l'Empoli, quando ha visto che stava perdendo da 11 punti, era arrivata a 5, dovevano subdorare che stava succedendo qualcosa e al limite cambiare l'allenatore, fare qualcosa. E invece a Crotone la società... Lì per esempio il Crotone ha fatto una grande cosa, ha tenuto Nicola nonostante un girone d'andata disastroso, anche perché è partito con un handicap veramente incredibile. E poi sta venendo fuori, a proposito di giornalismo sportivo, questa bellissima storia di Nicola che è stata riproposta in tutte le condizioni, non soltanto adesso Ivano per questa sua maratona ciclistica. Ieri controllavo se il percorso attraversasse l'Umbria, perché avevo la speranza di che lo troviamo, ce lo facciamo andiamo a intervistare. Credo che non di no, perché lui passa da Taranto, va a Bari, poi sale l'Adriatico fino a Ancona e poi taglia, quindi purtroppo non credo che passi da queste parti. Antonello, tu a chi daresti il record, diciamo così, l'Oscar della Serie B? E a quale allenatore, a quale personaggio, a quale squadra? Ma io parto dal presupposto, da quello che si dice in estate e poi a quello che si realizza. Si realizza. Io ad esempio in Serie A, secondo me, cioè, non c'è alcun dubbio che un tecnico come Gasperini abbia fatto più di tutti, perché portare l'Atalanta al quarto posto in un'Atalanta che era imbottita di giovani e quindi che poteva essere considerata tra quelle in lotta per la retrocessione, e poi oltre ai risultati sul campo, quello che ha portato di valore aggiunto dal punto di vista della valorizzazione dei giocatori. E lo stesso discorso vale secondo me per la Serie B, ovvero quello che ha fatto Semplici. Io ricordo che in estate la SPAL non godeva di tutta questa fiducia. Aggiungo che secondo me tra le squadre viste a Perugia, cioè la SPAL è stata una delle peggiori, cioè nel senso che io nella partita Perugia-SPAL, la prima, quella lì che perse Perugia-SPAL, cioè nel senso che la SPAL l'ho vista veramente male. Non avrei mai pensato che da quella partita serale in poi, cioè, avesse fatto tutti questi risultati. Quindi secondo me c'è anche merito dell'allenatore, e quindi secondo me a Semplici va l'Oscar. Ecco, invece tu Elio a chi daresti questa leadership al personaggio, alla persona, al tecnico, al calciatore? Sono d'accordo su Gasperini, perché ha fatto veramente un piccolo miracolo in campionato. In Serie B... Baroni? Sinceramente Baroni, soprattutto in questa fase finale del torneo, mi ha convinto. Lo vedevo meno bene prima. Poi ha avuto quel crollo anche in una parte del campionato, è riuscito a riprendersi, quindi Baroni lo vedo in bella crescita. Allora, tutti noi credo che siamo rimasti... Ecco, stavo proprio introducendo il discorso di Bucchi. Dicevo che tutti noi abbiamo osservato e ci siamo anche compiaciuti del rispetto, della capacità di stare davanti ad una telecamera, di fare un'analisi corretta, esclusa l'ultima, ha fatto un po' il bisoli della situazione. Ma insomma, secondo voi, Bucchi, al di là dei meriti che ha avuto in questa stagione con il Perugia, farà carriera Alessandro, secondo te? Ma io intanto, insomma, mi sembra come persona una persona assolutamente diciamo corretta, piacevole, intelligente, diciamo ponderata. Mi sembra che lui, insomma, questa promozione in qualche modo se la sia meritata. Forse il Perugia ha fatto anche più di quello che ci si poteva aspettare a inizio stagione, per cui penso che, insomma, sia un premio meritato per lui.
Antonello, è un trampolino di lancio per Bucchi, Perugia? Ma senza dubbio, senza dubbio. Poi la visto serie... dove è arrivato, sì, però proseguirà ancora, diciamo, seguendo la scia di Allegri, per esempio, che è passato anche lui da Sassuolo. Però deve trovare, ovviamente, come ha trovato Allegri, un presidente come Cellino, che dopo una serie di sconfitte lo ha tenuto, e anche Bucchi dovrà trovare questo. Credo che a Sassuolo ci siano queste condizioni, perché se in Serie A parti come a Perugia quest'anno, cioè, probabilmente poi diventa difficile, e quindi non lo so se è stato un fatto casuale che a Perugia l'inizio sia andato così male, oppure se sia un frutto di una preparazione, di una strategia, non lo so, e quindi in quel caso credo che ci sarà qualcosa da rivedere nell'approccio di Bucchi. Comunque sono pienamente d'accordo con quanto diceva Alessandro, che è una persona comunque, cioè noi siamo passati da Bisoli a Bucchi, e quindi cioè, certamente senza nulla togliere a Bisoli, credo che Bucchi sia una persona più piacevole. Diciamo. Ecco, Antonello metteva sul piatto della bilancia nelle valutazioni, nelle carriere, no? Che poi succede anche in tutte le professioni, l'imponderabile. Se mandano via Bucchi a Perugia dopo la quinta giornata di campionato, forse non succedeva niente di straordinario, però Bucchi è stato tenuto e ha fatto il campionato che ha fatto. La stessa cosa successe a Cosmi, che perse 5-6 partite di seguito ad Arezzo. Non sarebbe mai venuto a Perugia un allenatore che poteva essere licenziato ad Arezzo senza nessun clamore. Quindi anche la componente della società è importante, Ivano. Sì, è fondamentale. Bucchi si è trovato, se l'avesse fatto l'anno scorso, Di Francesco non andava via dal Sassuolo, certo, e forse non avrebbe trovato una panchina in Serie A. Io rispetto a questa cosa, nella dinamica della carriera degli allenatori, c'è molto ricambio, quindi le occasioni, se uno si dimostra bravo anche solo per una stagione, poi bisognerà vedere nel lungo periodo se continuerà a essere bravo. A me dispiace molto per il Perugia che lo perde, però, perché si è trovato un allenatore che, diciamo, ha valorizzato così tanto in un anno. Ovviamente lui ha dato tantissimo e ha dimostrato di essere bravo, poi vedremo se sarà bravo anche in palcoscenici futuro più grandi. Mi è dispiaciuto molto vedere, dopo l'ultima partita del playoff a Perugia, la sua intervista. Cioè, lui aveva un sorriso, a me mi ha fatto un pochino male, perché sì. Comunque lui è come se avesse detto: sì, io il mio l'ho fatto, vado comunque, e ho la coscienza a posto, ho fatto tutto, non c'erano i presupposti per fare questo grande campionato. Però si lasciava un po' una città che quella sera ha avuto proprio uno slancio emozionale. Quindi lui ha avuto un finale non all'altezza della sua persona, del suo carisma, di quello che aveva rappresentato. È stato probabilmente anche lui un po' confuso. Sì, anche la strategia che lui ammette nell'ultima partita, di aver atteso e poi provarci nel non secondo ti ha tempo. Convinto. Poi il tempo, il cronometro nel calcio, il conto alla rovescia verso il 90esimo, porta anche una frenesia che ti impedisce magari di fare certe cose. E io mi auguro che dovrebbe essere giunto il nuovo allenatore, lui ha delle radici più forti qui, forse che si senta maggiormente ancorato alla sua terra. Sì, di iniziare un progetto che vada almeno che duri almeno 2-3 anni, e che Goretti continui a essere così bravo, perché il vero fuoriclasse del Perugia degli ultimi anni, secondo me, ha dimostrato, con tutte le remore che c'erano su Goretti per tante vicende eccetera, secondo me ha dimostrato di essere lui lo staff Pizzimenti, perché ha costruito anche attraverso i suoi legami con delle società importanti, a farsi dare dei giovani veramente promettenti eccetera. Si continua a costruire un po' la base che veramente dia nell'arco di alcuni anni, con una programmazione, porti questa speranza della Serie A essere un po' più concreta. Claudio, a proposito di colpi di scena e di situazioni che cambiano con grande tempestività, noi abbiamo conosciuto a Perugia un allenatore che adesso va per la maggiore, che sta spopolando, l'avete anche sottolineato più volte, e parlo di Sarri. Sarri, con un colpo di spugna, andando a Napoli, probabilmente prima ad Empoli, è riuscito a cancellare quel poco che aveva fatto in carriera, perché Sarri era stato in tante città, a Verona, Sorrento, a Pescara, Alessandria, a Sorrento, ad Alessandria, insomma, escluso qualche piccolo
qualche piccolo exploit, non è che avesse convinto nessuno. Poi è arrivato in Serie A, è diventato bravissimo, ha avuto questo merito, ha anche riconosciuto di aver fallito in tante altre città. Ma diciamo che lui a Napoli ha potuto fare il suo gioco con dei fuoriclasse. Ricorderai che a Perugia voleva giocare con, io me lo ricordo bene perché era un periodo in cui scrivevamo molto io e te, voleva far giocare tutti insieme Ercolano centravanti, Mazzeo trequartista, De Giorgio a destra, Cutolo a sinistra, centrocampista, e non va bene. Se ci metti Insigne è molto meglio, capito? Per cui anche i giocatori contano nel contesto di una linea di gioco. Però nell'Empoli non aveva Insigne. No, però aveva un buon Empoli. Ma l'Empoli sono tutti in Serie A giocatori, tutti, sì, sono tre a Napoli, due sopra. Quindi tu vuoi dire che l'ingrediente principale per un allenatore sono i giocatori, come questo abbiamo sempre. Per questo io dico che Bucchi è un fuoriclasse, perché Bucchi era una scommessa, lui per primo, e aveva tutte scommesse. Se tu guardi i 20 giocatori, ditemi chi era uno, i giocatori sui quali si poteva contare occhi chiusi. Volta, Dezzi, basta. E Brighi. Ma la Brighi 37 anni, ragazzi. Ho capito. Portiere. Portiere... già l'anno scorso, dopo hanno preso Brignoli, ma dopo. Sì, certo. Ecco, Del Prete, muscoli di velluto, Di Chiara arriva alla Lega Pro, Ricci Lega Pro, a campo da riserva alla Spezia, Gnaurè 2 anni che non giocava, Di Carmine massimo aveva fatto 10 gol in carriera, Nicastro veniva alla Lega Pro, Terrani Lega Pro, Forte Lega Pro, cioè ragazzi... hanno perso la Serie A per un errore di Gnaurè a Benevento, non ce lo scordiamo. Ce ne avremo da scrivere, Elio, sì. Proprio perché questa partenza di Bucchi sarà un po' come accadde tanti anni fa la partenza di Mazzetti, poi arrivò Castagnero, oppure arrivò prima di Castagnero ne arrivarono altri, ma insomma si continuava a parlare di Mazzetti, di quello che aveva fatto di positivo. Pensi che ci sarà ancora un periodo in cui si parlerà molto di Bucchi? Penso di sì, perché chi lascia una buona immagine poi nel tifo la mantiene. Volevo dire di Bucchi che è bravo e fortunato, e questa non sembra una discrasia. No, anche, questa è importantissima. Anche di Ilario, te lo ricorderai, sì, diceva che era bravo e fortunato, un po' come io ho fatto un esempio qualche tempo fa. Sono amante di storia, di Napoleone, che definiva il suo generale Andrea Massenà il baciato dalla fortuna, perché ci vuole l'occasione, bisogna saperla cogliere, ma devi anche avere la fortuna poi di coltivarla. Parlavi di Sarri, ha avuto la bravura e la fortuna di trovare un Napoli con dei giocatori che sono riusciti ad esaltare quello che lui aveva in mente e che con altri giocatori non era riuscito. Antonello, Castagnero sosteneva che le ultime partite erano quelle che rimanevano impresse negli occhi dei tifosi, della stampa, un po' del mondo del calcio, e quindi magari nella fase finale Bucchi poteva fare di più e di meglio? Questo è quello che pensano tantissimi tifosi, ma... più che Bucchi rimane, credo che rimarrà nel ricordo di questa stagione l'errore di Gnaurè, perché sono pienamente d'accordo, come ricordava Claudio, che la Serie A è stata persa, poi dopo magari nel corso della stagione si sono persi tante occasioni, però ti rimane in mente l'ultimo grave episodio, che è quello dell'errore di Gnaurè, e probabilmente in compartecipazione, però dobbiamo dirlo, perché in qualche misura dovrebbe alleggerire, diciamo, la responsabilità di Gnaurè, ma dovrebbe anche ristabilire, mettere un po' qualche puntino su lei, anche su Brignoli, nel senso eroe indiscusso del girone di ritorno del Perugia, però secondo me in quella circostanza, anche addetti ai lavori che svolgono questa attività a livello professionistico, lo hanno sottolineato in questo periodo, Brignoli il pallone lì a Gnaurè non glielo deve dare. Bastava che lui glielo ridava. Sì, purtroppo Gnaurè, questo vizio di tenere la palla dai piedi l'ha dimostrato anche in altre circostanze, perché è bravissimo, ha grandi è vero. Meriti e anche possibilità di miglioramento, campo, sì. Però quando c'ha la palla in campo se la tiene troppo rispetto alle situazioni, errori che magari sfida troppo perché non portano a conseguenze, ma è vero che spesso ha questi comportamenti. Bene, allora noi siamo arrivati alla conclusione
di questa puntata, dove abbiamo messo veramente tanta carne al fuoco, perché non poteva che essere così. Quando si parla di calcio si può parlare del fenomeno in generale a grandi linee, sotto tutti gli aspetti, sotto quello della passione, sotto quello del business, sotto quello degli interessi, sotto quello del colore e del calore, ma poi siamo anche addivenuti a qualcosa di più concreto. Abbiamo parlato di una stagione che ha dato i risultati che ha dato e che resteranno negli almanacchi del calcio, eleggendo i suoi protagonisti sia in positivo che in negativo, ma fortunatamente nel calcio si ha questa possibilità di riscattarsi quando le cose sono andate male, come diceva la famosa pubblicità: se è andata male il risultato della vostra squadra, ci possiamo consolare con un brandy. Non è ora di brandy, e ringraziamo Elio Clero Bertoldi per la sua competenza e per il suo equilibrio, Claudio Sampaolo che si auspica un ritorno al giornalismo scritto e all'importanza dei giornali e della lettura, e ovviamente anche Ivano Porfiri, che ha incassato un bellissimo complimento di essere il giornale online Umbria 24, che è un punto di riferimento per la nostra regione. Grazie anche a Antonello Menconi per la sua passione e per il suo impegno a 360 gradi sul cartaceo e sull'online, e ad Alessandro Ricci Riccini auguriamo di riproporre alla svelta questo festival che manca a tutti e manca sicuramente agli appassionati. Questo festival, ci sono di le date, calcio. Come? Date ci sono del prossimo festival? Sì, sì, ma a settembre, speriamo a settembre. A settembre, allora l'appuntamento per tutti, seguiremo questa manifestazione bellissima a settembre. Grazie dell'ascolto e arrivederci.